Quando è che si raccoglieva il frumento e con cosa? C'era una macchina apposta che tagliavano e facevano le code di frumento. Quale? Le code così. Le cue. Le così. Le code di frumento e si portava a casa. Si metteva sul fienile, si lasciava lì quasi un mesetto a farlo morbidire un po', poi arrivava la macchina, c'era il macchinone, la macchina che sgranava il frumento. Poi c'era la pressa che faceva le palle di fieno, le palle di paglia. Una cosa così, macchinone, macchina e la pressa che faceva le palle di paglia. Allevamento di bovini da latte, produciamo unicamente il latte. Questa è la fase della rimonta, dove le bestie da un anno vengono fecondate e poi in automatico quando si ingrassano diventano tambate. Tutto quello dei foraggi che produciamo così serve per alimentare le nostre bestie. Gas funziona solo con il liquame delle vacche, isotecnico, e basta per il fabbisogno dell'azienda, un 100 kW. Viene caricato il liquame più volte al giorno, per 7-8 volte al giorno, con l'acqua dei motori che gira viene scaldato a circa 40 gradi e in automatico si producono i batteri che formano biogas. Forma il gas, viene bruciato dai motori che producono corrente. Rappresentazione di come un territorio agricolo come il nostro sia parte di una filiera, che è quella del latte, che appunto va dalla produzione casearia come quella del Conte Aimo alla produzione del latte fisico vero e proprio da parte dell'azienda agricola che c'è qui a Gradella, utilizzando l'erba dei prati che sono nel nostro territorio. Il caseificio nasce nel 79, poca produzione, mozzarella fatta a mano, teniamo sempre la solita tradizionale, mozzarella, bocconcini, scamorze, burro, ricotta, e si va avanti ancora con la tradizione del 79 con la produzione fatta a mano artigianale. Si usa il latte del paese, tutto della zona, solo latte italiano. Dopo una prima lavorazione del latte, il latte viene cagliato e successivamente filato. Attraverso la filatura, come dal 79, la filatura è artigianale, a mano. La macchina a braccia tuffanti viene inserita la cagliata viene sminuzzata, tramite acqua calda viene impastata e successivamente lavorata a mano. In questo momento stanno facendo i piloni quindi in un primo momento viene lavorata a mano, dopodiché viene inserita negli stampi. Thank you.
vengono inseriti nelle saline. Dopo la prima fase di formatura della mozzarella, i filoni vengono inseriti nelle saline e circa ogni 5-10 minuti vengono girati in modo tale da avere una salatura omogenea ed uniforme. Questa è la fabbricazione della caciotta con latte di bufala. E questa operazione qui è l'aggiunta del calio. Coagulazione quindi presamica e viene fatta col caglio. Questo tipo di caglio ha un titolo di 1:15.000 e richiede 35 ml quintale. No, qui la caldaia così com'è ne contiene circa 3 quintali, quindi sono stati aggiunti 105 ml di questo caglio qui, che è la forma liquida, il cui titolo è quello che vi dicevo prima. Dopo l'aggiunta del caglio, la prima operazione da fare è quella di fermare più la svelta possibile il latte, perché il caglio è un enzima e naturalmente ha bisogno del latte a riposo per agire, no? E il caglio, questo tipo di caglio che abbiamo aggiunto, riesce a far passare lo stato diciamo liquido del latte allo stato semisolido, lo stato semisolido che è lo stato della caldaia. Vedete questa operazione qui in cui cerchiamo di fermare il latte, dopodiché lo si lascia a riposo ed è il momento in cui agisce l'enzima. Ha bisogno di 20-30 primi per questa azione qui, no? Questo enzima, questo caglio, agisce su una proteina del latte che si chiama caseina e su una forma, no? Sulla forma più esterna, che è la fase beta, agisce solo su questa parte. Allora, questo qui è il formaggio. E durante la lavorazione vengono fuori buffe e lievi. Si prende la forza, l'acqua comincia ad aprire quella chiusa, chiamiamola chiusa, che c'è fuori, la apri, di conseguenza comincia, si dà più o meno acqua a seconda di quello che si deve macinare, di quello della potenza che si vuole. Se si affretta si dà molta acqua, se c'era un po' più calmo perché lo lavora anche meglio si dava meno acqua. Veniva usato tutti i giorni fino a quando c'era il mais da poter fare per mangiare, oppure macinavano anche, facevano il granasin, la chamaa o la cepina per i polli, magari con un mais più scadente si utilizzava quello e si dava ai polli. Poi una volta c'erano, ognuno aveva il suo sacchetto, chi che l'aveva spigolato, chi che l'aveva creato con varie cose, veniva e chiaramente dovevano pagare un quantitativo, che adesso non so quant'era, perché un quantitativo al mugnaio che era un dazio, diciamo, una cosa del genere. Beh, dopo i mugnai erano un po' furbetti, avanzava sempre qualcosa in più. Questa era una realtà, purtroppo. Questa farina si usava per gli animali e si lasciava così com'è integra, mentre invece per quanto si usava un po' per tutto. Poi qua da noi non è molto in uso il pane di mais, in altri posti lo usano molto, sia alimentare umano che alimentare per le bestie. Si fa la polenta, la famosa polenta sia taragna che la nostra normale. E poi c'è l'altra, facevano anche una specie di torte che chiamavano in dialetto i chisolisso, non mi chiamano in italiano. Erano delle piccole ciambelle piatte che in un attimo sono pronte, latte e farina, ed erano già pronte. Qualcuno ci metteva anche del formaggio, chi più aveva qualcosa, ma normalmente ai tempi una fettina di lardo era già tanto. Mio padre andava in giro a vendere formaggi e al sabato, lui aveva già la settimana corta, al sabato la mattina si andava in campagna a prendere i formaggi dove li fabbricavano.
strade intere battute col carretto. Sto parlando di quando avevo 4 anni, dopo guerra. Ho ancora il ricordo, siccome io volevo guidare anch'io con le redini in mano, mio padre stava sul cassone, no? Seduto sulla panca. Ma il massimo era il fieno quando si andava a fare il fieno, il carro tirato dai cavalli o dai buoi. Io mi ricordo i cavalli, dopo due cavalli, il carro di fieno che veniva caricato con i forconi e i bambini sopra. Le famiglie iniziavano la primavera andare a zappare il grano turco. Era duro. La donna specialmente. Poi si faceva i bacchi da seta, che si impegnava tutta la famiglia. Dovevamo andare alla sera e andare sui gelsi a tirar via le foglie. Si faceva dei sacchi così. Si andava a casa, si macinava le foglie e si dava i bacchi da seta, che c'è tante piante di frutta. Così era sempre tra stalla e campagna e frutteto.